Chi l'ha detto che dentro una mummia si nasconde solo della polvere? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, da oggi all'interno di una simpatica e piccolissima mummia con degli occhietti paurosissimi si nasconde molto molto di più. Se volete sapere come creare questo simpatico e facilissimo portadolcetti, innanzitutto iscrivetevi al canale, cliccate qua sotto dove c'è il tasto rosso iscriviti. Regalatemi 2 pollici in su, perché 1 è bene ma 2 è meglio, e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Grazie a tutti quelli che aiuteranno Arte per te a diffondersi tra le mirabolanti pieghe del web. Ma adesso basta parlare e andiamo a creare. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare tante piccole mummie golose. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro portadolcetti a forma di mummia. Acrilico bianco, acrilico nero, mezza anima di Scottex o una di carta igienica, pennellino un po' più grande, pennellino sottile, 2 occhietti che si muovono, un po' di carta velina, una punta di colla, ma proprio un puntino, e dei dolcetti da inserire nel nostro mummificato portadolcetti. Come prima cosa schiacciamo il nostro rotolino, così prendo una base, prendo il mio acrilico bianco e dipingo tutto quanto. Facciamo asciugare tutto perfettamente. Se non avete dimestichezza con la pittura, potete sostituire l'acrilico con un pennarello comune o, come me, con un pennarello a punta sottile. Pratichiamo un attimo delle pieghe e cerchiamo di chiudere come fosse una scatolina portagioie. 1 e 2. Così, da una parte e dall'altra. Quello che avremo alla fine sarà questo, una scatolina che potremo riempire. Fatte le pieghe, riapriamo la scatolina, perché adesso dobbiamo costruire la nostra mummietta. Come prima cosa segno quella che sarà l'apertura dei miei occhietti, una con un rombo. Attorno a questa apertura posso costruire tutta la mia mummia. Cosa intendo? Vi faccio vedere. Comincio a tracciare le linee dell'avvolgimento, diciamo così. Adesso coloriamo tutto questo di nero. Naturalmente io, avendolo, mi servirò dell'acrilico. Voi potete farlo anche col pennarello. Arrivati a questo punto, prendiamo i 2 occhietti e un pizzico di colla. Pieghiamo ben bene la base. All'interno della velina qualche dolcetto. Inseriamo all'interno del nostro portadolcetti, chiudiamo l'estremità superiore e la nostra mummietta è pronta per terrificare tutti i bambini che vorranno mangiare il suo interno. Creativo Halloween a tutti allora, ci vediamo dopo le foto, ciao! Portadolcetti, facile facile da fare, veramente questo si fa in 2 minuti, è l'idea salva serata per non fare brutta figura qualora ci dovessero venire a bussare a casa proprio all'ultimo secondo. Aspetta aspetta che ti confeziono una mummia.
Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così sapete già cosa fare, pollice in su, condivisione e venitemi a trovare sui miei altri social, la pagina Facebook, il link lo trovate qua sotto, Instagram con tante foto carine, su tutti i nostri progetti e anche molto di più sulla mia vita al di là di Arte per Te. E poi vi aspetto anche su Due Cuore una K, il mio canale di cucina insieme a Gabriele, e su Ombretta, il mio canale di lifestyle, il mio canale di tutto, diciamo così, della mia sfera più personale. Bene ragazzi, basta cianciare, vi ho tenuto qua abbastanza, andate a preparare un esercito di mummie e noi ci rincontriamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, vi voglio bene, ciao!